Installazione di un certo numero di bagni chimici in centro storico a Perugia è quanto sta valutando l'amministrazione per evitare che i ragazzi della Movida scambino mura e portoni delle abitazioni per dei bagni a cielo aperto, provocando odori nauseabondi. I residenti continuano a protestare per gli incivili. Da via Mattioli, zona Portasole, a via Bartolo, a due passi da piazza Danti. Foto scattate dagli stessi residenti e inviate ai giornali sono la dimostrazione di quanto accade in centro storico nel fine settimana. L'assessore Merli era sul posto a fianco delle forze dell'ordine e della polizia locale e in prima persona da sempre segue l'andamento della movida. 8 gli agenti della polizia locale in servizio, di cui 3 in borghese. In totale c'erano comunque 50 persone delle forze dell'ordine a presidiare il centro e i vicoli in modo particolare. Sono state controllate le piccole arterie delle piazze in modo meticoloso.